Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi l'articolo che è stato scritto su di me sul blog Italians in Fuga. Qui c'è il percorso dell'articolo e se volete leggerlo basta cliccare questa nota rossa che è appena comparsa. Proprio questa settimana sono stato contattato da Aldo Mencaraglia, che è il fondatore del blog Italians in Fuga. Il blog è dedicato a tutte le persone che vogliono trasferirsi all'estero. E Aldo mi ha chiesto appunto se avevo piacere di fare un'intervista in modo che lui riuscisse a scrivere un articolo. Io ho accettato alla grande e niente. Pensate che prima di venire in Australia avevo letto diversi articoli su questo blog da cui avevo preso molte informazioni utili e mai e poi mai pensavo che dopo solo 2 mesi dal mio arrivo qui in Australia ci fosse un articolo a me dedicato. Quindi niente, adesso segue la video intervista fatta con Aldo, spero vi possa piacere e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao a tutti, Aldo di Italians in Fuga. Oggi stiamo parlando con Marco Tassi che ci parla da Sunshine Coast, a nord di Brisbane. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti ragazzi. E tra le altre cose, menzioniamo subito il tuo canale YouTube dove hai iniziato a mettere video che condividono la tua storia australiana. Si chiama Marco in Australia. Quindi andate su YouTube e cercate Marco in Australia e vedete appunto cosa sta combinando Marco. Dalla partenza all'aeroporto di Amsterdam, se non sbaglio. Yes, esatto. Fino ad oggi. Ora, tu in Italia dove eri? Cosa facevi? Allora, io in Italia abitavo nella provincia di Modena, esattamente a Medolla, in un paesino di 5.000 abitanti, quasi 6.000, e niente, mi ero laureato in ingegneria civile appunto all'Università di Modena e Reggio Emilia e poi era da 2 anni che stavo lavorando in un'impresa di costruzione proprio a Mirandola. E poi è successo il terremoto. Sì, diciamo che non è stato quello la motivazione diciamo per cui mi ha spinto a venire in Australia, perché diciamo nella disgrazia del terremoto, soprattutto per chi lavora nell'ambiente delle costruzioni, diciamo c'è stato questo boom di lavori che bisognava seguire, che bisognava iniziare a fare, quindi diciamo sicuramente non era per la mancanza di lavoro che sono partito, ma appunto sì. E appunto la domanda mia, immagino la faccio su per conto di tanti che stanno guardando questa intervista, è: tu avevi un lavoro che in Italia di questi tempi è una cosa buona e parti, lo lasci, parti per l'Australia. Ma sei pazzo? Beh, sì, dai, un pochino sì, un pochino sono pazzo. No, diciamo che ho preso questa decisione più che altro per inseguire un sogno. Infatti era già durante gli studi dell'università che pensavo cosa avrei voluto fare successivamente, gli studi, e mi sono laureato alla triennale, quindi la cosa migliore era fare anche gli altri 2 anni di specializzazione. L'idea era appunto quella di farli qua in Australia, e però mi sono diciamo scontrato con il problema delle tasse australiane, che diciamo sono... Affrontiamolo subito, giusto per far capire il perché è difficile studiare qui in Australia. Cioè no, sì, è difficile, cioè diciamo che in Italia una retta universitaria con 2.000 euro, 3.000 euro, diciamo uno se la cava. Qua in Australia ho fatto una piccola ricerca anche nelle aree più remote, lontane dalla spiaggia e quindi dove nessuno vorrebbe andare, e però sì, i costi per gli overseas, quindi international student, sono più o meno di 20.000 dollari australiani
l'anno. Quindi diciamo la cifra risultava essere abbastanza importante. Ecco, calcolando che poi bisogna farne almeno due per fare un master, oppure tre se vuole, uno vuole fare il bachelor degree. E queste sono le tasse, ecco. Poi dopo Appunto. c'è vitto, alloggio, libri e sì, ecco. E ovviamente, sicuramente la vita universitaria risulta essere molto ridotta, nel senso che con tutte quelle spese lì, ecco, uno deve stare attento a come spenderli. E quindi diciamo che mi sono un attimo bloccato, diciamo, dopo l'università in Italia per quel motivo, e quindi ho iniziato appunto a lavorare per mettermi da parte un po' i soldini e in teoria a studiare l'inglese direttamente dall'Italia, cosa che non ci, cioè, non ci sono tanto riuscito, e poi soprattutto prendere informazioni, ecco, informazioni per il percorso che volevo intraprendere, ecco qua. Dunque, tu quindi raccogli tutte queste informazioni, poi un bel giorno dici ai familiari e agli amici: ciao, ci vediamo, io parto, vado in Australia. Loro cosa hanno detto? Beh, diciamo che non era una cosa improvvisata, nel senso che era già da diversi mesi, qualcuno qualche anno lo sapeva che prima o poi sarei partito, poi sì, quando si parla e quindi solo fino a quando avevo comprato il biglietto si sono resi conto che effettivamente dopo 4 mesi sarei partito. Oltretutto, ho comprato il biglietto il giorno dopo che sono arrivato a casa dalle ferie estive, e che sì, anche se ho fatto giusto una settimana, perché comunque c'era tanto da lavorare lì nella mia zona, e poi dopo sì, poi ho comprato il biglietto, ecco, e da lì dopo ho iniziato a comunicare ai miei amici, ai miei familiari. Ho aspettato un po' a dirlo a lavorare, però dopo non riuscivo a tenermelo dentro, questo peso di, diciamo, che comunque sarei dovuto andare via, e quindi tipo. E il datore cosa ha detto, il datore di lavoro? Quando un Beh, suo ci sono. dipendente parte e dice: ciao, io vado in Australia. Guarda, ci sono state due fasi, ok? La prima fase del tipo, va bene, vai, fatti la tua esperienza, così un attimo a grandi linee, proprio perché immagino che stesse pensando lo volessi mettere alla prova per un eventuale aumento o Ok, certo. per una particolare cosa. Poi, diciamo, si sono susseguiti 2 o 3 incontri proprio in privato lì nel suo ufficio, dove mi chiedeva se effettivamente era intenzionato ad andare via. E quando ha capito che comunque non stavo scherzando, e che comunque gliel'avevo dato, diciamo, con quasi 2 mesi e mezzo di anticipo, e hanno iniziato a cercare una persona che mi sostituisse. Diciamo, dopo si è passati alla loro controproposta, appunto, hanno cercato bene o male di tenermi in azienda, ecco, perché sì, ero un neolaureato, però in 2 anni ero riuscito a fare sì, un bel tipo di attività, ecco, Ok, nell'azienda, quindi erano contenti. sì, bene, bene. Quindi tu a inizio dicembre, se non sbaglio, parti Esatto, e il 2 dicembre, esatto. arrivi a Brisbane. Arrivo a Brisbane, esatto, dopo un Un viaggio. viaggio difficile. Sei rimasto ad Amsterdam, non Ma so quanto. diciamo, tra tutte le informazioni che ho preso sull'Australia, su come arrivare, visti e bene o male un attimo per organizzare la vita qua in Australia e fare tutti i passi abbastanza tranquillamente una volta che fossi arrivato, diciamo, non mi ero informato
sulla differenza delle 12 AM e le 12 PM. E quindi è stato, ovviamente, non ho mai girato fuori dall'Europa. Da noi si usa sempre l'orario con le 24 ore, non si sbaglia, e invece sì. Quindi sei arrivato 12 ore prima o 12 ore dopo? Sono arrivato 12 ore dopo a prendere il primo aereo, e poi dopo, il giorno dopo, diciamo, l'aereo che dovevo prendere è ritardato di 2 ore ad Amsterdam perché nevicava. Di conseguenza ho perso la coincidenza che avrei avuto a Kuala Lumpur, e dopo da lì mi hanno mandato a Singapore, e poi finalmente il 5 di dicembre sono arrivato a Brisbane. Ecco, partito il 2, è arrivato il 5. Quindi sono voluti 3 giorni per arrivare in Australia. Sì, esatto. Però sì, dai. Almeno adesso hai imparato cosa vuol dire AM e PM. Esatto, e l'ho anche spiegato bene nel mio canale YouTube, quindi andatelo a vedere. Perché hai scelto Brisbane? Dicevo. Allora, diciamo che ho scelto la Sunshine Coast per, diciamo, diversi motivi. Sicuramente il clima. Se dovevo passare da un paesino della bassa modenese con l'afa d'estate e le zanzare, e l'inverno, la nebbia e la neve, diciamo di andare a Melbourne o Sydney, dove metà anno comunque c'è un po' freschino, freddo, mi ero documentato sulle temperature, bisogna mettersi la giacca anche lì. Allora ho detto no, 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 cioè, se devo fare il passo facciamolo in un posto dove magari ne vale la pena, e quindi ho scelto il Queensland. E la Sunshine Coast è quella parte d'Australia più vicina a Brisbane, che però risulta essere già Regional Australia, e quindi quella zona in cui lavorando, facendo uno specifico lavoro, ho la possibilità di diciamo, estendere il mio visto per un secondo anno. Infatti sono venuto qua con il Working Holiday Visa. Perfetto, ok. Precisiamo qua alcune cose. Working Holiday Visa, perché tu quanti anni hai? Io ho 26 anni, Perfetto, adesso quindi sei vado per i 20. abbastanza giovane da richiedere Working Holiday Visa. Esatto. Poi puoi chiederne un secondo se lavori dove? Per almeno 88 giorni nella Regional Australia, facendo un particolare, uno specifico lavoro indicato appunto nel sito del governo australiano per quanto riguarda l'immigrazione. Diciamo, Regional Australia sono tutte quelle zone fuori dai grossi centri abitati, le grosse città, diciamo la zona intorno e diciamo, le zone turistiche. Ma tutte quelle zone un po' nell'entroterra o in via di sviluppo, diciamo. Adesso non ricordo bene, però insomma, le zone non regional Australia sono appunto Melbourne, tutta la zona metropolitana, Sydney, tutta la zona metropolitana, Brisbane, eccetera, eccetera. Tutto il resto, più o meno tutto il resto d'Australia invece viene classificato come regional. Adesso anche Perth, se non ricordo male, e Adelaide. E quindi Esatto. mi dicevi la Sunshine Coast è fondamentalmente quella zona più popolata o più vicina alle zone metropolitane che però è appunto classificata come regional. Esatto, E si esattamente. trova ad un'ora circa a nord di Brisbane. Brisbane. Ok, perfetto. Esatto. E soprattutto ci sono le spiagge e l'oceano, Sì. quindi quando ho cercato, ho guardato che ci fosse quello. Noi ci siamo stati in vacanza 2 o 3 volte, lassù è proprio zona di vacanza, soprattutto per le famiglie, la Sunshine Coast, magari la Gold Coast a sud è più zona di vacanza per giovani, mentre per le famiglie è più indicata la Sunshine Coast in posti come Mooloolaba, dove siamo stati, e poi c'è Noosa, bellissima, Bellissimo.
E Ho fatto quindi la mia prima settimana in USA con un mio carissimo amico. ho visto anche lì il video dove andavate in canoa, se non sbaglio. È bellissimo, sì, un viaggio di 3 giorni, 2 notte lungo il Noosa River con la canoa, dove abbiamo campeggiato con le tende, è stato molto bello. Senti qua, ritorniamo solo un attimo appunto al tipo di lavoro, perché lo stai già facendo adesso, quel tipo di lavoro per gli 88 Esatto, giorni? lo sto facendo già adesso perché, bene o male, in molti pensano che l'unico modo per arrivare in Australia ed estendere il visto del Working Holiday Visa sia quello di lavorare nelle farm. Però non c'è solo quello, diciamo che è il lavoro che viene svolto da più persone, ecco, però ci sono, come si legge nel sito dell'immigrazione, altri tipi di lavoro, come appunto quello di lavorare nelle miniere, andare a raccogliere le perle, andare a pescare, e appunto anche lavorare nelle costruzioni. Io, avendo studiato ingegneria civile, se dovevo fare un lavoro manuale, sarebbe stata la cosa migliore farlo nel CAPI in cui avevo studiato, quindi ho scelto il mondo delle costruzioni e da lì comunque si apre dopo tutto un ventaglio, perché si poteva fare il falegname, il pittore, il carpentiere, il muratore, ci sono tante attività possibili da fare e adesso sto facendo il carpentiere, il muratore.